Un omicidio nella campagna di un paese, un giallo da risolvere nel verde della natura. Il giallo nel verde è il titolo del nuovo romanzo che Toni Zitella, giornalista e scrittore abruzzese, ha pubblicato con Masciulli Edizioni. Il giallo nel verde, lo dice già il titolo, è un delitto che si consuma nelle campagne di un piccolo paese abruzzese, non viene mai nominato, sebbene io faccia riferimento al paese di origine del mio cognome, ovvero sia Raiano in Valle Peligna, ma può essere un qualsiasi paese abruzzese, non solo abruzzese. C'è un giovane contadino, non per necessità ma per scelta, perché ama la natura e vuole essere indipendente, che aiuta in modo importante le indagini per risolvere appunto il giallo che si viene a creare insieme al maresciallo del paese, a un magistrato donna che è originaria di questo paese ma che poi era andata via e poi torna proprio per queste indagini. Se vogliamo, il giallo è anche un pretesto, perché si parla di prodotti della campagna, dei colori, i colori che hanno una loro importanza, perché ogni capitolo si apre e si chiude con un determinato colore, si parla di ricette, ma soprattutto si parla della vita di paese. In un momento in cui assistiamo quasi inermi allo spopolamento dei borghi, soprattutto delle zone interne dell'Abruzzo, voglio far capire che la vita in paese è bella, perché c'è un attimo in più per riflettere. Io ogni volta che vado nel paese dei miei ho la sensazione fisica che qualche secondo di ritardo rispetto al tempo normale, e quindi c'è la possibilità di riflettere, di vivere con calma e con maggiore serenità. Giornalismo e narrativa hanno spesso due tipi di scritture molto diversi tra loro, e allora come si fa a conciliare due tipi di scritture spesso così diverse? Il giornalismo mi è stato molto utile, ovviamente nell'aspetto della cronaca, quindi diciamo così proprio nello sviluppo delle indagini per arrivare alla soluzione del caso. Per il resto sono stati importanti soprattutto i miei anni giovanili, in cui scrivevo racconti, poesie, e lì nella descrizione dei luoghi, nelle relazioni tra le varie persone è stato importante proprio questa fase, mia fase della vita giovanile, ahimè tanti ma tanti anni fa. Ci sarà un seguito? C'è già in progetto nella mia mente, diciamo, un altro capitolo delle storie di Terenziano, perché questo è il nome del contadino, del protagonista del romanzo, un nome un po' curioso ma che è anch'essa una storia, e quindi ci sarà un seguito alla storia di questo romanzo.